Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi vi andiamo a presentare una telecamera. Sì, lo so, è l'ennesima telecamera, ve ne abbiamo presentate veramente tante, ma È diversa dalle solite. Perché è diversa, Marco? Perché qui con questa telecamera possiamo fare a meno del segnale wifi per poterla collegare e della corrente elettrica. Non è una cosa da poco, perché provate a immaginare, avete un campo, un orto piuttosto che, e magari qualche furbacchione passa e viene a fare la spesa. Come faccio a beccarlo? Magari è un orto che è a 10 km da casa mia, o comunque anche fosse sotto casa, come fai a beccarlo? Con questa telecamera che ci hanno inviato, abbiamo la possibilità di poter tenere sempre d'occhio quelle zone che non sono coperte né dal wifi e non hanno una connessione di rete. Inteso come corrente. Ci ha contattato per farci provare questa telecamera e noi l'abbiamo presa solamente perché è una novità per noi. Provate anche a immaginare, adesso mi diceva Marco, avete una casa in montagna dove magari non c'è il segnale wifi, non avete all'esterno l'alimentazione elettrica. Non volete installare assolutamente, certo, internet, non volete pagare un abbonamento ulteriore. Allora, questa sì, funziona con un abbonamento, poi lo vediamo nello specifico. Però la Citronics ci ha inviato questa telecamera, che è una telecamera 4G Full HD, con il pannello solare, quindi avete un'alimentazione totalmente autonoma, e ha tutte quelle caratteristiche che troviamo nelle telecamere di videosorveglianza classiche. Adesso andiamo a fare l'unboxing. Ma prima di questo vi diciamo immediatamente il prezzo, così ci leviamo il dente e il dolore. Esatto. Vi lasciamo qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il prodotto. E il prezzo di questa meraviglia è 102,68€. Se però provate a immaginare che avete la possibilità appunto di andare a coprire zone dove di solito non si può, però adesso prima di parlare di qualità non qualità andiamo a fare l'unboxing, poi la testiamo e vediamo come funziona. Qui c'è un QR code da scannerizzare per scaricare l'app e comunque vedere anche un video dimostrativo, manuale di istruzioni, una SIM da dover attivare e da ricaricare eventualmente, perché loro mi sembra che danno 100 mega per fare le prove. Qui dentro abbiamo il pannello solare, qui abbiamo tutto il kit di montaggio per il pannello, per poter fissare la telecamera o il pannello, perché c'è anche il supporto a parte per il pannello, l'alimentazione. E poi la telecamera. Oh, qui all'interno della confezione è scritto il modello. Il modello è CTS20G4G. Telecamera, come dicevo, di videosorveglianza senza connessione wifi. Nella parte superiore, andiamo a vedere subito, c'è una parte filettata per poter collegare il pannello solare. Nella parte posteriore troviamo la staffa da poter collegare al muro e poi fissarla alla telecamera. Adesso, guardando così la telecamera, le caratteristiche sono audio bidirezionale, la visione notturna anche a colori e faretti per poter magari illuminare anche la scena. Le due antenne nella parte posteriore, vi ripeto, il peso è considerevole rispetto a tutte quelle che abbiamo provato finora. Ma adesso ci fermiamo un attimo, colleghiamo il tutto e dopodiché andiamo a fare l'installazione. Prima cosa da fare è scaricate l'applicazione. Una volta fatto questo, nel manuale viene indicato di togliere questa micro SIM e andarla ad inserire nella fessura che è posta sotto la telecamera, c'è uno sportellino di gomma. Adesso noi andiamo ad inserirla seguendo il lato che viene indicato, la premiamo al suo interno, fa il click e andiamo a richiudere lo sportellino di gomma. Ora ci dice di accendere la telecamera e dovrebbe avviarsi il primo collegamento. Ci vorrà qualche minuto, quindi ci rivediamo dopo. Nella parte anteriore troviamo uno sportellino di gomma, lo togliete, lo spostate e qui trovate il tasto on-off. Lo spostiamo su on, la telecamera si è accesa. Abbiamo aspettato 2-3 minuti come indicato dal manuale di istruzioni, abbiamo notato che all'inizio lampeggiava blu e rosso, adesso è iniziato a lampeggiare solo blu, quindi ci spostiamo sulla schermata del cellulare e facciamo aggiungi telecamera, scansiona il QR code. Il QR code lo trovate o nella parte posteriore togliendo la sua piastra di fissaggio oppure nella parte qui in alto. Scansioniamo il QR code come vedete sul cellulare. Abilitate quella funzione,
Una volta scansionato, cliccate in alto a destra Fatto e la telecamera viene fuori, come leggete sulla schermata del cellulare, connessione in corso. Questa è la telecamera, vediamo intanto se funziona il joystick. Ok, quindi questo è il joystick per poter ruotare la telecamera. SD, lo standard definition, l'high definition, mettiamolo in high definition, se no sembro... Questa maglietta arancione proprio spara, che è una meraviglia. Qui sotto abbiamo la possibilità di effettuare registrazione, foto, l'audio bidirezionale. Qui c'è il tasto per lo spegnimento, la luminosità. Allora, facendo luce bianca, apri, naturalmente si accende il flash. È accecante, ve lo posso garantire. Spegni, automatico, luce infrarossi. Allora, vi diciamo che stiamo facendo delle prove abbastanza veloci perché ci hanno dato questa SIM che contiene 100 mega, proprio per testarla. Quindi sarà una roba molto veloce, ma cerchiamo di essere abbastanza chiari. In alto vedete la data e l'ora, che naturalmente saranno da impostare. Ho cliccato sul simbolino del tilt e shift, cioè il flip, per poter girare l'immagine a specchio. Come vedete sono uscito dall'applicazione, ci sto rientrando, sta facendo la connessione ed è in linea, perfetto. Adesso clicchiamo sulle impostazioni, si può cambiare la password, azione con allarme, ci sono tutte le notifiche per quanto riguarda i vari allarmi, poi ci sono le impostazioni audio, il volume input e quello in uscita, quindi potete regolare anche questo, impostazioni video, con tutti i vari settaggi, le impostazioni della scheda SD che noi non abbiamo messo perché comunque è una prova che stiamo facendo. Andiamo ad impostare l'orario corretto, facciamo fatto, quello che è il fuso orario, adesso penso che si aggiornerà. Dopodiché abbiamo le impostazioni di sistema, quindi il riavvio, il ripristino, il controllo dell'aggiornamento, le informazioni sul dispositivo e questo è quello che alla telecamera come varie impostazioni. Vediamo sotto, ci sono le immagini, quindi se per caso avete registrato o fatto foto. Abbiamo video, il dispositivo non ha l'SD, quindi giustamente non può rilevare nulla. Questa è il modello della telecamera con la versione e quant'altro. E poi il contattaci, che ci rimanda direttamente all'assistenza del produttore. Allora ragazzi, cosa dire? Telecamera configurata in maniera molto veloce, le istruzioni sono chiarissime, molto dettagliate, sì. Anche nei menu comunque troverete tutte le spiegazioni passo passo di ogni menu direttamente nelle istruzioni, in italiano anche. Mai trovato una telecamera con un manuale scritto veramente così bene, quindi complimenti per il manuale. Allora, per quanto riguarda la telecamera come detto si è configurata in maniera molto veloce. Non abbiamo avuto problemi per installarla e quant'altro. L'unica cosa, come avete notato, le immagini hanno un po' di ritardo e la qualità non è eccelsa. C'è anche da dire che non funziona con una rete wifi che è stabile e che può avere sicuramente un bitrate maggiore piuttosto che una trasmissione sicuramente migliore. Stiamo parlando di una telecamera che funziona tramite SIM e questo sicuramente inficia un pochettino la qualità e la velocità di ripresa della telecamera, della diretta. Però detto questo, se immaginate che comunque avete sempre un occhio vigile che vi può avvertire in qualsiasi momento, perché come avete visto è dotata anche di sensori per captare eventuali movimenti, meglio questa piuttosto che niente. Esatto, sì. È una telecamera che, diciamo, l'abbiamo appunto accettato di testare, di farvela vedere, perché appunto era un po' una cosa diversa nell'ambito delle telecamere. Non ne avevamo ancora testate, provate, e quindi non ve ne avevamo fatte vedere. Potrebbero migliorare, sì, sotto quel punto di vista, dalla qualità video, però comunque offrono un servizio che al momento solo in questa maniera può essere offerto. Non so se ci sono altre telecamere con sì, qualità ci sono, superiore, però sinceramente non sappiamo appunto come sono, come dice Marco. Comunque con un prezzo che tutto sommato con un centinaio di euro uno si può comunque andare a tenere d'occhio un punto qualsiasi ovunque dove non ha un collegamento wifi.
E quindi è tanta roba, secondo noi è tanta roba. Sì, allora adesso magari andremo a testarla da qualche altra parte per vedere anche se il segnale in altri punti è buono e quant'altro. Ci aggiorneremo ancora magari sugli altri social, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, pubblicheremo qualcosa. Quindi ragazzi, il prezzo ve l'abbiamo detto. Lasciamo qui sotto nuovamente, vi ricordiamo che lasciamo qui sotto il link in descrizione, cliccate su quello per poter acquistare il prodotto, andare a verificare le varie caratteristiche. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!